nuovi particolari inediti e sconcertanti potrebbero riaprire la morte di Simonetta Cesaroni, la segretaria ventenne uccisa con 29 pugnalate in un ufficio nel quartiere Prati il 7 agosto 1990. Dall'inchiesta di Paolo Cochi e del giornalista Emilio Orlando emergerebbe un'incongruenza rispetto all'orario della morte che potrebbe essere spostato di qualche ora in avanti. Sentiamo. Un delitto efferrato di tanti anni fa. La morte di Simonetta Cesaroni è tra i casi italiani più spinosi di sempre, vittima di un omicidio senza giustizia. Molte le indagini che non hanno portato ad un colpevole, con Paolo Cochi che con il suo libro Via Poma oltre la Cassazione va alla ricerca di una verità che ora come ora appare lontana. È uno dei cold case più oscuri che per anni non ci ha consegnato una verità. Ho realizzato questo documentario e poi ho realizzato il libro assieme a altri due autori, tra i quali Francesco Bruno, ed è sicuramente uno dei casi più spinosi e che a distanza di anni non ha trovato una soluzione. Abbiamo approfondito e circoscritto un certo aspetto delle indagini che ritenevamo, attraverso gli atti giudiziari e appunto gli atti di indagine, che riteniamo più verosimile e congruente a quello che può essere una realtà oggettiva. Alla stesura del libro ha collaborato anche il giornalista Emilio Orlando, che svela i dettagli sulla sua inchiesta. Ho partecipato alla realizzazione del documentario Via Poma oltre la Cassazione ed ho scritto un capitolo del libro relativo a degli sviluppi e dei nuovi elementi che ci sono sulla morte e sull'inchiesta di Simonetta Cesaroni. Gli elementi che abbiamo portato alla luce durante la mia inchiesta giornalistica sono relativi a degli orari sulla morte di Simonetta Cesaroni, dei dati sull'autopsia che probabilmente vengono confutati da quello che è il contenuto gastrico trovato nello stomaco di Simonetta Cesaroni, che sposterebbe l'orario della morte, e il fatto che l'assassino comunque è uno stanziale rispetto al palazzo dove Simonetta è stata assassinata in via Carlo Poma 2. Termina qui questa edizione del VG21, dopo di noi vi ricordo l'appuntamento quotidiano.